Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Iniziamo con la cronaca. Si terrà tra oggi e domani l'autopsia di Paride De Meloni, il 46enne agrotecnico sassarese deceduto venerdì pomeriggio nelle tenute dell'Ogu. La Procura della Repubblica di Sassari, che ha aperto l'inchiesta del caso, sabato ha fatto risequestrare dai carabinieri di Alghero il locale dove è stato ritrovato l'uomo, già privo di vita. Passiamo alla politica. Questa sera alle 18 è prevista in seconda convocazione la seduta del Consiglio Comunale. La prima convocazione era prevista per sabato mattina, ma si sono presentati solo 11 consiglieri dell'opposizione. Sul tavolo il bilancio 2016 e forse il futuro dell'amministrazione Bruno. Alghero Channel vi proporrà la diretta integrale della seduta consiliare di oggi. Incontro ieri a Cagliari tra l'assessore regionale dell'industria Maria Grazia Piras e i rappresentanti sindacali dei lavoratori della miniera di Olmedo. Allo scadere del bando pare sia una sola l'offerta ricevuta, quella della Futura. L'apertura ufficiale delle buste è prevista per il 18 settembre, poi i lavoratori dovranno ricevere delle risposte. Al termine del TG potremo vedere un breve filmato dell'incontro che il consigliere regionale Marco Tedde, accompagnato dai consiglieri comunali di Forza Italia e Alghero, ha avuto con gli operai. E venerdì mattina a Villa Mosca ha ospitato la cerimonia del passaggio di comando del tenente di vascello Paola Piroddi, comandante cedente, al pari grado Roberto Fronte, comandante accettante. Alla cerimonia presieduta dal capo del compartimento marittimo di Porto Torres, capitano di fregata Paolo Bianca, hanno partecipato le più alte cariche militari e civili a livello locale. Il tenente Piroddi lascia Alghero per ricoprire un nuovo incarico alla direzione marittima di Cagliari, invece il comandante Fronte proviene dalla direzione marittima di Genova, dove prestava servizio nella sezione di Porto e patenti nautiche. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta dall'incrocio tra Via Nuoro e Sant'Agostino. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Chiudiamo con lo sport. La Catalana Baseball Alghero batte 8-7 il Fovea Embers Foggia sul diamante romano dell'Acqua Cetosa e supera la prima fase eliminatoria dei playoff per l'accesso al campionato nazionale di Serie B. Ora, per centrare la promozione, l'avversario sarà la Red Jack di Castiglione della Pescaia, al meglio delle 5 partite. I primi due match si giocheranno domenica 24 settembre sul diamante di Maria Pia. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Subito dopo potrete vedere, come abbiamo detto, un breve filmato sull'incontro che il consigliere Tedde ha avuto con gli operai della miniera di Olmedo e poi alcuni momenti del concerto che Ivana Spagna ha tenuto nel fine settimana a Stintino. Poi, per gli amanti dell'arte, un appuntamento sicuramente da non perdere. Alle 14, infatti, vedremo un servizio che il nostro Paolo Calaresu ha fatto nei giorni scorsi. Il nostro regista ci porterà a conoscere la magia di Molineddu, una terra sospesa nel tempo tra arte e natura, con l'artista Bruno Petretto, famosissimo non solo per l'arte ma anche per esempio per la pubblicità dell'Icnusa, in veste di spettacolare anfitrione. E infine alle 18 diretta della seduta del Consiglio Comunale di Alghero. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domanda, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Quando tre anni fa, prima che quasi quattro anni fa, perché era agosto del 2014, chiedemmo un incontro all'assessore, alla Piras, e diciamo che tutte le azioni volte dall'amministratore, svolte dall'amministratore, tutte le iniziative erano volte a chiudere, a far chiudere il sito. E ci dice no, ho parlato con l'imprenditore, una persona seria, mi fido di lui. Passati otto mesi, ci siamo trovati ad essere licenziati. Ma guarda, io ho apprezzato l'occasione e anche successivamente.
ho apprezzato la partecipazione della PILAS a quell'incontro organizzato dal Comune di Olmedo. L'ho apprezzato perché tu che è stata coraggiosa, è stata, diciamo, coerente con... Ma secondo me ci credeva veramente, sì. Lei, Il giorno dopo fai l'errore di non andare o di non mandare nessuno, poi lasci soli i lavoratori in Grecia. Quello è, dovevo andare in Grecia. Ma io gliel'ho detto, sia in quel contesto che gliel'ho scritto pure. Ho apprezzato, ma continua a farti apprezzare. Ma lasciare solo i lavoratori. Sì, adesso sì, non lo sappiamo, ma non lo so, forse. Se c'è il lavoro, sì. Non è che la c'ha risposta, non preoccupate. Non ci problemi, no. È stato un errore, perché l'autorevolezza dell'amministrazione regionale deve far sentire il conto dei lavoratori. Oh, alla fine... Non sarebbe c'entra tira fuori un po' di orgoglio, vogliamo dato un'immagine di compattezza del territorio, cioè il governo regionale e il territorio, rappresentanti dei lavoratori che vanno assieme, fanno massa critica. Sarebbe stato presente anche l'assessore all'industria. Fanno massa critica. Hello darkness my friend. It's it while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Spesso fugge da te, ed io che ti ho creduto, ora credo che non mi resta che dimenticarti. Ho l'angelo di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu. Ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una gioia.